Una partita dalle forti emozioni, un tuffo nel passato per onorare la memoria di chi ha scritto parte della storia della Turris, di chi oggi viene ricordato come la bandiera, di chi ha sofferto e gioito per i colori biancorossi. A 2 anni dalla scomparsa, Enzo Strino non è stato dimenticato. A Liguri è andata in scena una gara che ha visto protagonisti vecchie glorie e amici del grande Enzo. Il maltempo non è bastato a fermare chi ha creduto in questa iniziativa. L'impegno messo in campo dalla figlia dello storico portiere corallino Tania, dalla società del patrono Antonio Colantonio e dall'associazione Torre Greco SD è stato ripagato dal sostegno dei tifosi corallini accorsi allo stadio. Di seguito l'intervista realizzata a Tania Strino. Non ci ha aiutati da stamattina, burrasca di tutto, però alla fine ce l'abbiamo fatta, almeno solo per ricordarlo, ma la risposta c'è stata, la risposta degli ex, si stanno divertendo, fortunatamente in questo momento il tempo ci aiuta, i tifosi, i miei tifosi sempre eccezionali, sapevo che mi sarebbero stati vicino anche questa volta, e che dirvi, grazie. I tuoi tifosi, il Torre del Greco non dimentica, molte volte ci siamo rincontrati, ma è forse questo uno dei momenti più commoventi della storia recente anche della Turris? Sì, commovente sempre perché parte il legame con loro che ci ho sempre avuto, il legame che papà avrà con loro è sempre, ci sarà sempre. Loro dicono unica bandiera, un Enzo Strino e la commozione c'è. E a me mi inorgoglisce poterli applaudire sia stando tra di loro che stando in campo. E è bello. L'emozione di chi ha vissuto Enzo Strino calciatore, dei compagni, di chi ha vissuto la storia di Torre del Greco, non li ha fermati nemmeno in maltempo, hanno voluto giocare. Sì, anche se sono simpaticissimi, si stanno dando tanto da fare, e veramente li ringrazio perché il tempo, la loro età tra virgolette non più calcistica, però hanno detto noi ci siamo e infatti ci sono. Ecco, io ricordo, ti ho intervistato qualche tempo fa, ricordo un aneddoto che mi raccontasti di Enzo, una curiosità, qualcuno di questi ti ha raccontato qualche altra cosa? No, vabbè, tutti ricordano la partita con Latina in casa, che quando lui andò avanti e ci fu quel colpo di testa insieme al suo compagno, che entrambi sfiorarono la palla e ci fu il gol. Carla, gli altri, è normale che ognuno di loro ha un suo aneddoto, anche perché raccontandolo si emozionano. Allora a volte non lo finiamo questo aneddoto e piano piano poi ce lo diciamo. Comunque sì, ognuno di loro ha un bellissimo ricordo. Ultima, un solo obiettivo, un solo augurio per il 2018, la Turris si deve salvare. La Turris si deve salvare, sì, già questo non è il nostro palcoscenico, noi sappiamo che meritiamo di più, meritiamo la Lega Pro, allora la C1, la C2, la C2 ci andava stretta allora, figuriamoci ora. Una salvezza, una grande salvezza a tutti, per tutti noi, i tifosi lo meritano, siamo grandi, hanno un cuore esagerato. E l'augurio che faccio è di rivederci a fine campionato qui e regalarci la salvezza come minimo. Grazie. Grazie a te.